da alcuni anni abbiamo costituito un gruppo dandoci il nome più A, che vuol intendersi più architettura, proprio per poter discutere con la città del tema che ci sta a cuore, cioè l'architettura. Ogni anno facciamo delle iniziative, quest'anno quella più impegnativa è proprio questa mostra che abbiamo pensato già all'inizio dell'anno, chiamata Privato, l'architettura da più punti di vista, che vuole proprio discutere, comunque mettere in mostra l'argomento più consono un pochino a tutti, che coinvolge un po' tutte le persone, che è quello dell'abitare, quindi della casa. L'iter è stato lungo perché ognuno di noi ha dovuto meditare, cioè nel senso che non ci siamo, non abbiamo fatto una semplice mostra dei nostri lavori, ma abbiamo voluto intendere che ogni architetto presentasse la propria poesia, la propria filosofia, il proprio modo di pensare. E i concetti sono molti, come appunto dice anche il titolo, da più punti di vista, cioè nel senso che oggigiorno insomma sono tanti gli spunti e i temi che vengono trattati. C'è chi preferisse il restauro, chi preferisse in qualche modo guardare il passato, quindi riproporre anche case in stile, ma in stile diciamo con, naturalmente con materiale originale, quindi la frequentazione dell'antiquariato, nella ricerca proprio del passato, ma c'è anche come dire, tutto un percorso che porta anche a vedere la casa del futuro. Abbiamo avuto la possibilità di fare un allestimento anche all'esterno, cercando di far vedere che cosa si intende per questa casa del futuro, che non vuole essere la casa del futuro, ma una delle possibilità che il futuro ci permette di guardare. Si vendono meno case perché non sono case, sono stati investimenti immobiliari sbagliati, direi dei titoli tossici se volessimo parafrasare le finanze e la borsa. Quindi si sono costruite case per gli interessi degli immobiliaristi e dei costruttori, ma in realtà non c'era una committenza che le aveva chieste, le aveva ricercate, ne aveva bisogno. Le soluzioni sono quelle dell'innovazione, della contemporaneità, della modernità. Il mondo sta cambiando, è cambiato, anche se ognuno di noi in cuor suo spererebbe che tutto ritornasse come prima, nulla tornerà come prima. Quindi anche l'abitare, anche le case dovranno essere fatte in modo completamente diverso. Oramai è tempo che anche il mondo dell'edilizia, dell'architettura domestica si trasformi e diventi contemporanea. Come tutte le cose, quando nascono inizialmente sono dei prodotti di elite, nel senso che sono per pochi, o meglio sono pochi, sono disposti ad acquistarle e a fruirne. Subito dopo, se la proposta è giusta, se l'idea è innovativa, diventano anche prodotti di massa. La differenza rispetto alle case tradizionali è che si userà sempre meno il mattone e il cemento, che sono i materiali che hanno fatto la parte del leone, diciamo, nelle costruzioni tradizionali. E sempre più si useranno dei materiali leggeri e a secco. Leggeri nel senso che sono meno pesanti, e a secco vuol dire che sono costruiti più che costruiti, diciamo, con impasti, con malte, con l'acqua. Vengono fatti, praticamente arrivano semi pronti in cantiere e semplicemente montati. Quindi questi materiali sono per la struttura il metallo, il ferro, e per tutti i rivestimenti possono essere più vari, possono essere rivestimenti metallici, può essere legno, può essere anche lo stesso intonaco che viene, può essere riutilizzato. In mezzo un grande spessore coibente, perché poi queste case, una cosa che ci dimentichiamo sempre, che le case costruite in modo tradizionale, pur essendo molto solide, avendo dei muri molto grossi, i muri molto spessi in realtà non garantiscono nessuna coibenza né termica né acustica, mentre questi nuovi assemblaggi di materiali moderni con poco spessore riescono a dare tantissimi risultati, come potrebbe essere fatta una casa non del domani. Non voglio usare questo termine perché sembra sempre che l'idea sia giusta ma si farà chissà quando. Invece l'idea esiste già da tempo e si può fare da domani stesso. Oggi il mondo non funziona più, quindi va rivisto non con allarmismo ma utilizzando
delle nuove idee. Del resto i momenti di crisi hanno sempre portato tanta sofferenza ma anche tanta innovazione, quindi noi guardiamolo con ottimismo e diciamo che sarà l'innovazione il cavallo di battaglia di questi tempi. Mama don't allow no swinging in the air. All right, you tell him, Mama. Il futuro del mondo dell'abitare, ma più che altro della qualità, si va assolutamente su un principio semplice, che è naturalmente il bisogno che l'uomo ha in questa società, in questo periodo. Quindi bisogna partire dalla dimensione umana, quindi recuperare quello che è veramente la dimensione dell'uomo. C'era un architetto molto famoso che ha fatto uno studio interessante sulla forma dell'uomo, quindi da Schlemmer al buon Le Corbusier definiva un comportamento straordinario, che c'è come ballare nello spazio, no? Quindi abbiamo delle dimensioni precise e abbiamo bisogno quindi di una quantità precisa di spazio. Quindi prendiamo la dimensione umana, ritorniamo di nuovo a essere noi stessi. A un certo punto troveremo anche quelle che sono le qualità straordinarie del progetto, che sono legate naturalmente a questa prima definizione. E quindi, come io normalmente penso di mettere in campo una strategia, noi dobbiamo mettere una parola che è legata a una strategia per la soluzione del problema umano, che è la responsabilità. La parola che usano un po' tutti è quello della sostenibilità, è un po' obsoleta, tanto quanto è diventato obsoleto bioarchitettura, tutto quello che è legato al bio, perché bio è precisamente vita e quindi assolutamente è esistente, quindi se noi riprendiamo l'uomo riprendiamo anche la vita. Quindi l'abitare nuovo è non altro che quello più antico, ancestrale, siamo noi stessi che abbiamo un nostro io e abbiamo bisogno naturalmente di una dimensione compatibile con la società che stiamo costruendo, che bisogna cambiare. Quindi prima di tutto trovare di nuovo noi stessi e mettere in campo delle strategie che sono la nostra energia. E quindi l'energia che è legata alla natura, perché chiaramente noi siamo fatti di natura, perché una parte dell'uomo è acqua, poi abbiamo altri elementi che sono naturalmente fusi in un sistema che è cosmico. Abbiamo sempre pensato all'abitare e al vivere in comunità nella città. Io penso che oggi si possa fare un cambiamento epocale, perché sono arrivate delle tecnologie che permettono anche chi abita lontano dalla città di essere collegato con il mondo attraverso la rete e quindi si possa trasformare la comunità che prima era nella città in una comunità di campagna e quindi andare ad abitare insieme dentro un'azienda agricola. All'interno di questo nuovo tipo di abitare ci sono dei modi di abitare nuovi che oggi sono presenti in tutta la letteratura legata all'urbanistica, quindi soprattutto una parte di co-housing di cui si fa carico l'azienda agricola con le strutture che sono già presenti di solito tecnicamente in un'azienda. Le abitazioni sono abitazioni di nuova concezione, quindi certamente a basso impatto energetico, cioè quindi con un consumo energetico basso, certamente più piccole, perché all'interno del mondo dell'agricoltura ci sono degli spazi poi presenti già in azienda che si possono utilizzare in comunione, ma soprattutto perché se si vive in campagna buona parte della vita si può fare fuori. La progettazione parte completamente da zero, quindi sfrutta le energie che sono sul posto, quindi dalla parte agricola ci sono una parte di biomassa soprattutto legata agli scarti e ai rifiuti anche dei prodotti agricoli, che viene trasformata poi in energia termica. Una parte legata ai tetti è coperta da pannelli fotovoltaici per avere poi un'energia, come dire, di valore importante, perché è quella che poi fa funzionare oggigiorno tutte le tecnologie. E poi c'è anche il ritorno all'utilizzo poi della famosa caldaia a legna riscoperta e ripensata all'interno del villaggio. Se andiamo a recuperare, però mettendo insieme
recupero più tecnologia moderna e quindi domotica, che ci permette di controllare queste caldaie di nuova concezione, dove si possono bruciare gli scarti agricoli, dove si può produrre calore tipo vapore ma anche energia elettrica. E quindi, come dire, c'è una riscoperta dell'antico all'interno delle tecnologie nuove. La parte economica è stata la parte più studiata, perché io penso che il progetto ha un progetto ha valore se all'interno di un sistema di mercato ha una potenzialità. E quindi che cosa abbiamo scoperto all'interno dell'agrivillaggio? Che la casa certamente deve costare meno. Perché può costare meno? Perché il valore del terreno agricolo è oggi infinitamente più basso del valore del terreno costruttivo che si trova ai limiti della città. Ma l'altro grande vantaggio è il risparmio dal punto di vista energetico e soprattutto, questo ce lo dimentichiamo tutti, alimentare e ambientale. Teniamo presente che una famiglia in Italia consuma oggi circa 400-450 euro al mese per l'alimentazione, ma di questi 450 euro al mese una buona fetta si sprecano lungo la catena della distribuzione. A livello agricolo i costi produttivi sono infinitamente più bassi, addirittura del 30%, quindi tecnicamente una famiglia ha un risparmio di 300 euro al mese che può utilizzare invece per pagare il mutuo sulla casa. Quindi devo dire, abbiamo una casa che certamente costa poco perché ha un costo del terreno inferiore, ma non è questo il vero risparmio. Secondo noi il vero risparmio è avere uno stile di vita che fa meno spreco, perché sul terreno dove noi andiamo ad abitare facciamo tante altre cose e è un ciclo virtuoso, più attento al territorio e quindi ha meno costi energetici. L'agrivillaggio che noi proponiamo a Parma è certamente diverso da quello che viene proposto in Sicilia o che verrà proposto in Portogallo. Si tratta di andare sul territorio, studiare le risorse che ci sono nel territorio e andare ad insediarsi portandoci la tecnologia che oggi abbiamo. Mi piace molto sapere che ci sono degli amministratori che in qualche modo si stanno interrogando su questo argomento in modo diverso. C'è chi ne è un po' spaventato e quindi in qualche modo, come dire, ha una chiusura rispetto a questo ragionamento. C'è chi invece pensa che tutto sommato è un elemento da mettere sul tavolo. Ma i comuni in teoria possono fare tante cose, poi sono ancora legati a le leggi, le regole urbanistiche. La nostra regione ha prodotto tantissime norme, però non sono sufficienti, proprio perché stiamo vivendo una fase nuova e forse le regole che noi ci siamo dati in passato, oggi, devono essere riviste. Noi abbiamo problemi nel mondo dell'urbanistica e dell'edilizia che prevedono per il prossimo futuro necessariamente di dover riconsiderare le politiche sia urbanistiche che edilizie, andando a recuperare quei difetti che un'eccessiva cementificazione prodotta in questi ultimi 15-20 anni hanno dimostrato come punti molto deboli e che traduco in problemi di carattere idrogeologico, problemi sismici. A Faenza da un po' troppo tempo non si riescono a fare piani di edilizia popolare, piani di edilizia sociale, e credo veramente che dobbiamo avere la forza e il coraggio di pensare anche nuovi modi di abitare, nuove tecniche edificatorie. Attualmente ci sono a Faenza circa 2700 unità abitative non occupate, alcune molte anche realizzate da poco tempo, mai collocate sul mercato, altre certamente abitate negli anni passati e oggi non più utilizzate. Credo che manchi, questo è il problema vero, una vera legge sui suoli, che in Europa c'è, in Italia non c'è, e questo determina un costo spropositato rispetto al reale valore. Un terreno che da agricolo passa a residenziale automaticamente per 2 euro passa dei valori che poi sono quasi incontrollabili. Ecco, tutto questo ha favorito la speculazione, ha favorito anche un certo approccio nel fare le case, ha favorito l'immobiliare. E dall'altra parte i comuni, tuttavia, ancora oggi riescono a fare degli investimenti attraverso gli oneri di urbanizzazione, attraverso
le persone che costruiscono, che occupano il terreno, che occupano il suolo. Quindi bisogna uscire da questa spirale. Una persona che da 25 anni cerca di cambiare, voglio dire, un modo di vedere, deve anche mettersi in politica per fare esempio. Perché chi di sostenibilità ne ha un po' messo in campo come ricerca, deve trovare la responsabilità anche di cercare di trovare una formula che consente a tutti di poterla poi perseguire. Grazie.